Vinci Milan, forza lotta, vincerai. Non ti lasceremo mai, non ti lasceremo mai. Di domenica allo stadio per vedere i nostri eroi. Non vi lasceremo mai, non vi lasceremo mai. Che sofferenza, ragazzi, che sofferenza, che sofferenza. Mamma mia, che sofferenza. Non so se avete visto la partita, ragazzi, ma una sofferenza totale. Non ho potuto fare la live reaction perché mio figlio dorme, quindi non ho potuto urlare in casa, ma non c'era niente da urlare, ragazzi, non c'era niente da urlare. Allora, io vi dico la verità. Pensavo di soffrire di meno con lo Stella Rossa a San Siro. Pensavo e mi aspettavo una partita con le palle di carattere del Milan. E invece, ragazzi, cioè, anche alla fine, in 10 contro 11, abbiamo sofferto fino alla fine. Abbiamo reagito più con l'Inter. Forse è stata meglio anche, scusatemi, la partita con lo Stella Rossa lì da loro. Stasera veramente, cioè, a centrocampo proprio siamo sfilacciati, ragazzi, lasciamo di quei buchi incredibili, incredibili. Sono contento perché siamo passati, sono contento, ci mancherebbe, però volevo una vittoria, perché una vittoria fa morale. E comunque, più guardo le ultime partite, più sono convinto che il problema del Milan è qua, non si entra più. Abbiamo come se ogni tanto stacchiamo la corrente, ragazzi, come se ogni tanto stacchiamo la corrente e prendiamo di quelle imbarcate incredibili. Cioè, abbiamo segnato subito con Rigorino, romperanno le palle con Rigorino, ma mi sbatti ball. Abbiamo segnato, dopo il gol del Milan abbiamo staccato la corrente, come contro l'Inter i primi 10 minuti, come contro lo Spezia, come con lo Stella Rossa quando abbiamo preso il 2-2. Cioè, di tanto stacchiamo, e secondo me è tutto qua, perché non vanno le gambe, ma le gambe vengono comandate dalla testa, ragazzi. È la testa che comanda le gambe, e secondo me quando non va la testa non vanno neanche le gambe. Secondo me è un problema proprio mentale. Probabilmente non hanno più quella fiducia che avevano prima i giocatori del Milan. Poi Pioli nel secondo tempo ha provato a buttare dentro l'armata, la corazzata più pesante. È entrato Ibra, è entrato Hernandez, è entrato Rebic. Sì, i primi 10 minuti del Milan meglio quando è entrato Ibra, però ragazzi, anche lì, cioè, si vede che è una questione mentale anche nelle occasioni che sbagliamo, perché Rebic si è mangiato veramente uno Rebic e uno da lotta avanti alla porta, uno al primo tempo e uno al secondo tempo, che veramente, cioè, se psicologicamente eravamo come un mese fa o 2 mesi fa, quelli erano gol. E invece secondo me è proprio la testa non va, quindi le gambe non vanno, perché è così. E ragazzi, in vista della Roma, bisogna cambiare assolutamente atteggiamento, ragazzi. Bisogna cambiare assolutamente atteggiamento, perché questa non è una squadra che stasera ha tirato fuori le palle per passare il turno. Cioè, a volte li vedo impauriti. Che poi, tra l'altro, vi do una notizia, se non sapete, perché stavo guardando il Milan, ma ero collegato anche con la Roma, perché stavo sentendo la Roma alla radio. E si è fatto male Dzeko, ragazzi, probabilmente si è stirato, quindi potrebbe saltare il Milan, ma non è questo il problema, è stata una curiosità che vi volevo dire. Io voglio la reazione di questa squadra, sempre forza Milan, sempre forza diavolo, ma voglio la reazione della squadra, e questa sera non c'è stata ancora la reazione. Io mi aspettavo una vittoria, ma una vittoria con una prestazione stellare, nel senso, io mi aspettavo una vittoria per risollevare il morale, e invece, ragazzi, abbiamo pareggiato con lo Stella Rossa in casa facendo una fatica bestiale. A un certo punto loro in 10 contro 11 addirittura, cioè, Gigio Donnarumma ha fatto una parata, ragazzi, stasera, che, cioè, ci ha salvato il culo, cioè, speriamo, io sono sempre fiducioso, però voglio vedere la reazione, perché abbiamo passato il turno, ma non ho visto ancora la reazione. Ho visto un Milan ancora a tratti, meno ancora però, ho preferito la partita contro l'Inter, perché stasera il Milan è stato meno ancora della partita contro l'Inter, e non va bene. Io voglio una reazione del Milan, ragazzi. Forza diavolo, e domani andiamo a esaminare bene la partita. Adesso vado a letto, anche perché non posso parlare forte, perché mio figlio sta dormendo.
Ragazzi, buonanotte a tutti, iscrivetevi al canale, mi raccomando, ci vediamo domani e sempre, forza diavolo, sono fiducioso, ci riprendiamo, è un momento così, siamo sfilacciati a centrocampo, ma in una squadra ci sta un momento di calo, in una stagione intera ci sta, sicuramente non è il Milan, lo vedono tutti di qualche mese fa, questo qua, non è il Milan di qualche mese fa, però siamo passati, dai, prendiamo di buono, magari il fatto che siamo passati può dare anche morale. Speriamo, speriamo ragazzi. Ci vediamo domani.